Lo sai che puoi fare dei panzerotti dolci senza farina e senza uova con un ripieno golosissimo? Prendo 200 g di quinoa, vado a sciacquarla. Una volta sciacquata, metto la quinoa nella pentola. Ora aggiungo 400 g di acqua e mi sposto di là ai fornelli. E faccio cuocere la quinoa a fuoco dolce per circa 15 minuti dal bollore. Appena comincia a bollire, copro con il coperchio e la faccio cuocere così. La nostra quinoa è pronta, quindi spegniamo. E la facciamo raffreddare. Ora prendo 800 g di mele, come vedete le mie sembrano di più, ma perché sono piccoline. Se le vostre mele sono più grandi, non importa. Ora le sbucciamo. Che si fa con le mele oggi, Diana? Oggi facciamo una ricetta dolce e posso dirti solo che questo è il ripieno. Ok. Altro non dico. Una volta sbucciate le mele, andiamo a rimuovere il torsolo. Quindi le taglio a metà. A questo punto taglio le mele a pezzettini. Ora le mele le mettiamo in una padella. Questa fa la marmellata, Diana, ci sono un sacco di mele lì. No, non facciamo la marmellata. Aggiungo una spolverata di cannella. Aggiungo anche un goccio d'acqua. E ora mi sposto ai fornelli e ora faccio ammorbidire le mele per una decina di minuti. Le mele sono pronte, quindi spegniamo e ci mettiamo sul tavolo. Ora riprendiamo la quinoa e grattugiamo all'interno la scorza di un limone. Aggiungo anche un cucchiaio di miele. Ovviamente si può usare un altro dolcificante, giusto? Assolutamente sì, io consiglio il miele perché è buono e perché aiuta anche con la consistenza. Diamo una mescolata. Sai che ancora non riesco a capire, Diana, che cosa stai combinando. Vedrai, vedrai, tra pochi secondi capirai tutto. E ora prendiamo un frullatore a immersione e cominciamo a frullare la nostra quinoa. Ora andiamo a compattare meglio l'impasto. Con le mani dobbiamo ottenere un panetto molto molto morbido e appiccicoso. Ora anche nelle mele io aggiungo un cucchiaio di miele. Diana, abbiamo praticamente ottenuto un impasto. Esatto, mi raccomando, frullate benissimo la quinoa, non devono esserci chicchi di quinoa interi, dovete ottenere proprio questa consistenza morbida come questa. Ora prendo della pellicola, l'appoggio sul tavolo e sopra ci metto un po' d'olio. Lo distribuisco con le mani e ora prelevo del composto, lo appiattiamo con le mani leggermente e poi lo appoggiamo sulla pellicola. Schiacciamo bene con le mani. Con un po' d'olio sulle mani, ecco, è più facile. E creiamo praticamente un dischetto. E qui ho della confettura di mela, pinoli e cannella. Quindi io utilizzo questa, ma se voi avete un altro tipo di confettura in casa va benissimo, anche quella di albicocche, per esempio. Quindi aggiungo un cucchiaino al centro e lo distribuisco in questo modo. Tra l'altro, guardate, ci sono ancora i pezzettini di mela lì. Eh sì. Buonissima questa confettura. E ora aggiungo le mele che abbiamo cotto prima. E adesso, con l'aiuto della pellicola, andiamo a chiudere il nostro panzerotto, chiamiamolo Ma così. dai, il panzerotto di mele. Schiacciamo con le mani, poi prendiamo una ciotola come questa e andiamo a definire proprio bene i bordi. E guarda che bello! Wow, è perfetto, una mezzaluna praticamente. Guarda che bello! Sì, e adesso lo mettiamo direttamente, insieme agli altri che abbiamo già fatto, sulla griglia. Questa è la griglia della friggitrice ad aria. Anche Ovviamente se non avete la friggitrice ad aria si possono fare in forno, in giusto? forno, assolutamente. E ora li cuociamo nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 10 minuti. A dopo! Cioè, ricapitoliamo un attimo, questa ricetta è senza farina e senza Esatto. uova. Esatto. Incredibile, Fantastica. vedremo cosa ne verrà fuori. Perfetta per tutti. E
I nostri panzerotti sono pronti, ma prima di andare a vederli e soprattutto assaggiarli, perché saranno buonissimi, lasciate un mi piace al nostro video, condividetelo come sempre, il vostro supporto è prezioso per noi e non finirò mai di dirvelo. E se la ricetta di oggi vi sta piacendo, ragazzi, nel nostro nuovo libro Zero Glutine Zero Rinunce ne trovate tantissime altre facilissime e veloci da fare come questa. Wow! Mamma mia, con le pesche quest'estate questa sarà la nostra colazione. Oppure il pane alle noci ed erbette, delizioso. Vi ricordo che potete trovare il nostro libro in tutte le librerie oppure potete ordinarlo online, vi mettiamo il link qui nei commenti. Pronti per vederli? Dai. 3, 2, 1, no vabbè. Cioè ragazzi, guarda che meraviglia. Io non ho parole, Diana, sono senza farina, sono senza uova, sono assolutamente incredibili. Io li ho fatti raffreddare, altrimenti non potrei tenerli in mano. Apriamone uno, dai. Oh, wow. Mamma mia. Questi devono essere una bontà. Ora per finire io decoro i nostri panzerotti con del cioccolato sciolto. Sei pronta per assaggiarlo, Diana? Direi proprio di sì. Come sono? Mamma mia, che buoni. Sembra di mangiare lo strudel. Davvero? Quindi se devi dare un voto? 100. 100? Buonissimi. E voi cosa pensate? Lasciateci un commento qui sotto e fateci sapere.